l'idea della trattoria è nata perché io arrivavo da sto mondo del fine dining e sai, dopo che avevo fatto determinati percorsi, ore di lavoro, mi ero un po' rotto le scatole, per capirsi, no? E quando io uscivo a mangiare andavo spesso in questi locali un po' più semplici, trattorie magari sperdute, dove provavo delle preparazioni o prodotti che non conoscevo. Quindi ero molto più stupito da questo che da alcune preparazioni tecniche di ristoranti di alta cucina, cosiddetta. Perciò abbiamo deciso con Pietro all'inizio, 8 anni fa, di fare un posto come avrebbero fatto i nostri, cioè come avrebbe fatto mio nonno, capito? Quindi senza la comunicazione sparata, come senza tutti gli orpelli e le cose, ma basandoci più sul prodotto e sulla convivialità, anche sull'ambiente, perché Trippa è un ambiente semplice, popolare, perché effettivamente il luogo è popolare, poi vabbè, i prezzi ovviamente sono calibrati su quella che è Milano, e sono anche bassi per Milano, se vogliamo. Poi adesso è aumentato tutto, quindi magari anche noi abbiamo aumentato qualcosina, però diciamo che in linea di massima l'idea era di ricreare l'ambiente della trattoria di un tempo, capito? Quindi quella convivialità, quella leggerezza, però grande materia prima nel piatto, lavorata il giusto, perché io la lavorerei adesso, per come sono adesso, ancora meno, però non sarebbe capita sta cosa. E quindi lavorate il giusto, diciamo. Guarda, all'inizio dicevo ci prenderemo Milano, no, faremo, è andata molto meglio e molto, abbiamo preso molto più di Milano, nel senso che siamo quasi più famosi nel mondo che in Italia, mi dicono, perché poi io, sai, non mi piace farmi complimenti da solo, perché me ne fa già abbastanza gli altri, quindi mi sono sufficienti. Però dicono che siamo anche emulati, che tanti, comunque io lo vedo dei ragazzi che mi scrivono su Instagram, ok, cuochi, giovani cuochi o così, che mi fanno tanti complimenti, che mi dicono che siamo comunque un faro per loro, che siamo di esempio, e quindi vuol dire che in un modo o nell'altro qualcosina abbiamo fatto e abbiamo cambiato qualcosa in questi 8 anni. Per lo più per quanto riguarda la visione della trattoria, la trattoria moderna, contemporanea, chiamala come vuoi, per me è trattoria, cioè può essere vecchia, nuova, la trattoria è un locale popolare dove si va a mangiare, poi ovvio che se vai negli anni 40 troverai delle cose e un tipo di ricezione, di accoglienza, nel 2020 ne trovi un altro, però sempre trattoria, capito? La stiamo solo svecchiando. E devo dire che, insomma, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, non possiamo dir di no. Ma guarda, io in realtà sono un po' stanco di tutto quello che... Cioè, sta diventando molto difficile lavorare negli ultimi anni, proprio perché non troviamo più dipendenti, è molto più difficile trovare gente competente, professionale. Mentre abbiamo avuto un boom di adesioni alle scuole alberghiere qualche anno fa, dopo questi 2 anni invece c'è stato ovviamente un ritorno indietro, un ritorno alla normalità, secondo me, in questo campo, in questo ambito. Cioè prima c'era veramente un'esagerazione di gente che si buttava nel mondo della cucina per condizionamento, perché guardavano i programmi in TV ed erano condizionati, quindi vado a fare il cuoco. Io sono un cuoco per vocazione, è diverso, perché io faccio il cuoco da prima dei programmi in TV ed è diverso, perché tutti sti ragazzi dopo il Covid si sono accorti di quanto invece il tempo è importante e probabilmente non era la loro vera vocazione quella di fare il cuoco, e quindi adesso abbiamo un buco di mercato gigante, capito? Con ristoranti che chiudono, ne parlavamo stamani, e adesso bisogna affrontare questa situazione e abbiamo bisogno di gente con... passione, ma vera, e dedizione, sacrificio anche. Invece oggi con questi programmi loro vogliono fare gli chef in 2 anni, cioè si abbrevia tutto, vogliono, no, abbreviare il percorso, ma un percorso abbreviato non è un percorso completo, capito? Ragazzi, non si impara con un tutorial, capito, sta roba, bisogna provarlo sulla pelle, e quindi la differenza è un po' quella. Detto questo, io sento proprio questa stanchezza verso l'attenzione che c'era per il mondo della cucina, che secondo me era fin
troppo, fin esagerata, hai capito? Quindi adesso c'è un ritorno alla normalità e anch'io cerco di riadattarmi, hai capito, a quello che era prima il mondo della cucina. E quindi si lavora per portare avanti un'azienda e per fare anche un po' di cultura, ma per sopravvivere economicamente anche, e non solo per fare spettacolo, capisci?